saranno 2000 Scarafutucutuns. Il sistema solare è nel caos. In tutto l'universo regna l'anarcaos. La galassia è stata conquistata dalla spietata razza aliena dei Lipsi Morfi barra Frunk, guidati da Faralut Vittorio Cacacesco Faraz, editore di fama in tutto il cyberspazio interstellare. La razza umana si è estinta, per motivi burocratici che non stiamo qui ad elencarvi. I pochi sopravvissuti alla catastrofe vagano nello spazio in anguste navicelle smart, alla ricerca di un nuovo pianeta in tordoio da colonizzare. In una di queste navicelle, due eroici superstiti della civiltà umana stanno portando a termine una commissione segreta da cui dipenderanno le sorti dell'umanità. Crossmedializzare teatricamente chi era l'uomo. Sviluppare drammacatarticamente l'animo umano, ovvero convincere i Lipsi Morfi, barra, Borg, che la razza umana non merita in tunce di essere formattata in mantinente. Riusciranno i nostri eroi a finire il lavoro commissionato da Scofaraz? Ma... Così, no? E come deve essere scritto, forza? Vabbè, prima cosa, quell'attore più basso, il personaggio più basso deve stare al posto di quelle più alte. Come che la più alta al posto di quelle più basse, sì. Muoverei, cambia. Muoverei, muoverei, che non va buono. Muoverei. Madonna mia, tutte le volte, oh. Non ci riesci proprio. Non proprio così, proprio corto, cerebralmente. Ecco che c'è. Ecco, come ti piace. Ma non va buono uguale, non va buono. E ti pareva. Cambia, riscambia, che non va buono. È una questione di dialogo, no? È una questione di conversazione. Deve essere uno spettacolo che deve essere comico, divertente. La gente deve vedere, deve reagire, no? Che scrivi, Franco? Primo. E secondo luogo, le battute devono essere un po' più spiccioli, un po' più serrate, no? Cioè, questa è una cosa da già parire, quindi c'è una parola e poi che cade, due parole sotto la ferie. Parte 1. E praticamente alla fine arriva il terzo tizio e ci frega la valigetta e il violino. Fa schifo. Ma come fa schifo, cammini? È divertente, è un bel finale, non ti piace? Ma che è divertente? Ma guarda, ah, sì, che è un colpo di scena brillante, non te l'aspetta nessuno, chilo, perché veramente arrivo tizio, ci fregava, li sento io. Ma schifo, non va buono, non funziona niente. Ma perché non funziona? Perché ha già scritto la storia. Lo sai che cosa penso io, capo? Io penso che tanto qualsiasi cosa scrivo a te non ti piace, a te non ti piace mai niente che ti faccio io. Allora lo so che ti dico, e scrivilo tu, forza! Ma che ti ho fatto male? Parte 2. Entra una terza ragazza molto carina e si va a sedere accanto al protagonista. Guarda cosa succede adesso, eh? Praticamente il colpo di scena consiste nel fatto che anche la terza ragazza si chiama Linda. E nel momento in...
Sì, mi va un caffè, una buona idea. Allora va, fallo, va, almeno io mi prendo un cuccetto. Ma scusa, ma ti sembra questo il momento di fare il caffè? Stiamo lavorando, stiamo scrivendo. Adesso finiamo e dopo ci prendiamo un caffè. Parte 3. Ma questo si mette a smanettare col Crisalis. Ti sembra il momento di giocare? Ma stavo cercando la canzone che mi hai detto tu prima. Ma quale canzone? Quella che ti piaceva tanto, che vuoi mettere al primo sketch. Ah, veramente? Sì. Allora lo vedi che le mie idee sono buone, qualche volta le apprezzi anche tu. Una volta... Mettiamo questa canzone, ascolti, ma all'inizio del primo sketch, prima che lui andi nella stazione, ci mettiamo quella bella canzone degli Stato. Capito. La sai trovata, come si intitola? Non mi viene il nome, mannaggia, no, la miseria. La canzone degli Stato, quella che praticamente io sentivo sempre la casa, si chiama... La vita senza te. Non è la vita senza te. No, tu stai sentendo un momento, dillo troppo. Ma che ti canta? Aspetta un momento. Allora, cerca quella canzone, era degli Stati. Ma capite che era degli Stati? Nel mare dentro di noi. Ma che non era nel mare dentro di noi? Era quella bella con Lucio Dalla che cantava. Se tu fai un attimo di silenzio, a me mi torna in me. Io e te sopra il cielo, no? Figlia di puttana. Non mi viene in mente il titolo di una canzone, non mi sembra una cosa così cavata. Un po' di grande riesco aperto. E vabbè, bella, ma voi che ti sei offeso? Ma guarda che è il titolo della canzone. Ma dai, allora che c'è? Ti sei rattristato? Ma che hai fatto? Mi è venuto in mente una storia tristissima. Allora scrivi la storia triste, magari poi dopo diventa fuori. Ma perché devi diventare comico? È una storia triste. Ma perché non puoi diventare comico? No, ma perché devi diventare comico? È una storia triste. Ma allora scrivi la storia triste. Cioè... Poi magari diventa comico. Parte 4. Lo so, effettivamente bisogna dire che mi è uscito veramente commovente questo racconto. Sai com'è, delle volte basta prendere un po' i giri e poi dopo uno arriva. E la fedecchia. Mi dispiace Carmine, però devo aver messo troppa poca miscela e troppa acqua. E certe volte... No, no, una fedecchia a storia, no caffè. O caffè! Cioè, scusa, che cosa vorresti dire che la storia è una fedecchia? Ma neanche questa storia ti va bene. Ma allora mi devi dire che cosa ti va bene a te. È un personaggio che... Un personaggio è commovente, cioè, povera disgraziata, sta povera donna. Ma no, perché c'è tutto quanto a gripatti la famuga, capito? Nata del gama fosse, no? Allora lui si inzucchiava, gli scimatti, ma c'è cosa, no? Cioè, tu vuoi capire? Capire con me? Ma che c'è? 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 Ma che Parte 5. Ecco, vedi, per esempio, questa battuta mi sembra veramente divertente, no? Esatto. Divertente, sì. Non va a ridere niente. Perché non va buono scritto così, no? Pronto? Ehi! Ehi, scusa. È cagace. Pronto? Ehi! È cagace l'editore. Madonna, allora scrivo. Scrivi, che me. Uè, Vito! Allora va buono. Aspetta che ti sento male. Ah, come va?
Tutto a posto a casa, la tua moglie, i figli, tutto bene. Tutto a posto. Scusa, se puoi fare senza borbottare questo borbottiere. Tu vuoi abbassare per piacere la voce? Io sto cercando di scrivere. Non mi preoccupare, abbasso la voce. Basta che tu non borbotti, per piacere. Io. Allora, come va? No, ci sono stato l'altro giorno. Ma anche non ho visto come, ma non c'è. No, ci sono stato assieme. No, mio cugino non è venuto, che l'anno ci aveva da fare. Ma chissà dove sta. Sta sempre scrivendo, che sta scrivendo tutte quelle idee che gli dico io, che tanto scusa un attimo, tu vuoi stare zitto per piacere che sto parlando. E tu abbassa la voce che sto provando a scrivere, ci sono stati, no. Non cominciamo la farò, sai? Allora, se ti puoi alzare e te lo puoi andare, a me devi finire schizzando a pace la telefonata, va bene? Ma se sto scrivendo come faccio ad andare? Fammi un po'. Ma vattene tu dall'altra parte. No, ma lasciami tu dall'altra parte. Facci cosa nella faccia. Guarda, lasciami finire. Tu non hai capito cose. Quando farò sciare. Allora mi fai finire. Allora mi fai finire. Stai tu là. Sì, no, tutto preciso, perfetto. Adesso appena cerchiamo di portare tutto quanto a te. Se si sbrighi sempre. Se no, non c'è pezzo che ecco, a sta maniera. Comunque, no. Se hai comprato il barbecue. Ah, papà! Parte 6. No, sto leggendo. Ma no, non ti puoi bloccare. È un momento. Ma perché non blocco tu scrittore? Sto rileggendo quello che ho scritto. Ma devi scrivere. Ma che devi rileggere? Una volta che è scritto. Ma scrivi. Scrivi, allora scrivi. È un momento che adesso scrivi. Ma roba di scrivi a me. Parte 7. È carino, vero? È la merda. Allora,
Al primo posto ci mettiamo quello della stazione. Poi dopo quello che dice sempre non Linda. Poi dopo ecco fa scire e si fa lo scrittore fa allora scrittore si fa che si ingamma Gaetano! Gaetano! Ma che ci fai? Uè, ma già stufato! Adesso mi diverto io! Voglio proprio vedere che cosa combini da solo! Ma come che cosa combini da solo? Ya, ma dai, che ti sei offeso? Bello, io me ne vago, tu a me non mi vedi più. Ma come non ti vedo più, dai, vieni a casa, che è inutile che stai lì, no? Se vieni che finiamo di scrivere tutte le cose, no? Dai, forza. Dai, o vedi che... No, a posto, mi ero scordato le chiavi della mano. Vedo sti pacchi, se non esci qua. Ya, mai, Gaetano! 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 Gaetano!